Chiedono risposte e trasparenza da sapere con certezza cosa sarà del loro futuro. Sulla movida del centro di Pescara hanno investito soldi, tempo e speranza, dicono, e quindi adesso non ci stanno a dover sopportare una situazione che si sta facendo sempre più difficile. Sono gli esercenti di Piazza Muzzi che ieri pomeriggio, nonostante il maltempo e il freddo, insieme ai loro dipendenti hanno manifestato davanti al mercato coperto con tanto di marcia funebre come sottofondo. C'è infatti una morte in atto, quella del commercio, dicono, e delle attività che a detta dei gestori rappresentano anche un importante presidio a favore della sicurezza. Ma cosa pensa la politica? Il consigliere comunale Giovanni Di Jacopo e il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco. Dopo 2 anni di tragedia della pandemia, tutta l'Italia sta tornando pienamente alla vita, al vivere quotidiano e sociale di sempre, tutta l'Italia tranne Pescara. Solo a Pescara si continua una guerra ingiustificabile contro i locali, contro gli esercenti, contro il turismo, l'economia e contro la vita sociale e culturale di questa città. Continuano ancora a essere confermati solo in Italia dei coprifuoco a mezzanotte in alcune zone, all'1:30 in altre zone della città. Si continua a mantenere chiusa questa città è limitata lo sviluppo di questa città. Ieri la manifestazione era giustissima, tantissimi locali e tantissime persone che vivono e lavorano nel mondo dei locali, della ristorazione, dello spettacolo e tantissime persone che appartengono alla nostra comunità, perché sapete, la vita sociale, culturale, dei locali di questa città è un fiore all'occhiello, non un nemico di questa città, una cosa che ci invidiano, eppure questa amministrazione continua a voler tenere chiusi i locali, spenti gli orari, spenta la città, è una cosa che soltanto a Pescara continua ad esserci. Il danno è enorme, perché i locali che dopo 2 anni che hanno sofferto incredibilmente per la pandemia continuano a non vedere riconosciuta la loro possibilità di lavorare, di coinvolgere gente, di aprirsi alla città con queste coprifuoco continue, addirittura ricacciando leggi del 2001 che prevederebbero che ai tavoli all'esterno non si può più servire a bere dopo una certa ora, insomma una guerra totale, insensata e troppo, troppo lunga e violenta contro la vita di questa città. Questa amministrazione non deve e non vuole chiudere nulla e non vuole resettare nulla, vuole solo cercare di mettere riparo evidentemente a un percorso che è serviato negli scorsi anni e che oggi ha necessità di trovare soluzioni, soprattutto in alcune zone della città. Bisogna differenziare tra tipologie di attività, bisogna immaginare che in pieno zona centrale dove ci sono migliaia di persone che vivono non si può immaginare di costruire un movimento, una movida di migliaia di persone che la notte vivono fino alle 3 alle 4 in certe zone. Non è possibile, non è concesso, non è stato concesso in tante parti d'Italia dove ci sono in atto ricorsi, dove la magistratura ha dato ragione anche ai cittadini, quindi ci sono i rilievi dell'ARTA che dicono che in alcune zone della città ci sono evidenti superamenti dei limiti dei decibel concessi per legge, quindi bisogna differenziare in questa stagione estiva, bisogna permettere alle discoteche di lavorare secondo i loro principi, alle attività che somministrano alcolici secondo le loro possibilità, agli artigiani secondo le loro caratteristiche. La questione della somministrazione su spazio pubblico non è un tema comunale ma è una legge dello Stato, quindi credo che questa polemica sia una polemica che non trova nel comune nessun colpevole, ma anzi andiamo avanti su questa strada cercando di rilanciare le attività e cercando di tutelare chi da troppi anni evidentemente non è stato tutelato e ha necessità di vivere la propria vita dignitosamente, ovvero i residenti di quelle zone del centro che sono densamente abitate.